Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vado a proporvi un primo piatto veloce e gustoso. Tagliatelle in salsa di noci. Per la preparazione di questo piatto per 4 persone abbiamo bisogno di 320 g di tagliatelle, 200 g di gherigli di noce che io ho già preso senza buccia, 60 g di mollica di pane che ho già messo a bagno nel latte, olio d'oliva, parmigiano reggiano, uno spicchio d'aglio e 100 ml di panna. La panna noi la faremo in casa con 100 ml di latte fresco da frigo, 120 ml di olio di girasoli e un pizzico di sale. Andiamo con la preparazione. Prima cosa, come vedete, ho messo sull'acqua per la pasta e andiamo a fare la nostra panna fatta in casa. Con il mio mixer metto 100 ml di latte da frigo, 120 ml di olio di girasole e un pizzico di sale. Per fare la panna a me occorrono 18-20 secondi con il mio mixer e quando cambia il rumore io mi accorgo che la nostra panna è pronta. E la nostra panna è pronta. Nel frattempo la nostra acqua ha cominciato a bollire e versiamo le nostre tagliatelle. Ricordatevi che dovete scolarla un paio di minuti prima della cottura abituale, perché poi la faremo saltare leggermente in padella con la salsa di noci. E andiamo a preparare la nostra salsa. Nella preparazione della nostra salsa mettiamo i 200 g dei grilli di noci, la mollica di pane che ho sprizzato, lo spicchio d'aglio che ho tagliato a pezzettini, un cucchiaio di parmigiano reggiano e 3 cucchiai di olio di oliva. Andiamo a miscelare il tutto e misceliamo fino a ottenere una crema come questa. Adesso andiamo ad aggiungere la nostra salsa di noci, la panna, alla pasta. Per mio gusto personale, visto e considerato che la panna la faccio con latte freddo, la faccio saltare un minuto insieme alla pasta in padella, la uniamo al nostro composto di noci. Andiamo a unire la pasta, come vi ho detto, ho scolato al dente. Unita la pasta scolata al dente con leggermente un po' di acqua, andiamo a mescolare il tutto, un minutino e la nostra pasta è pronta. Le nostre tagliatelle in salsa di noci sono pronte. Buon appetito a tutti, alla prossima ricetta. Ciao!